Signor Presidente del Consiglio, signor Sottosegretario, caro Roberto, signor Presidente della Regione, colleghi consiglieri, autorità civili, militari e religiose, qua in questa sala abbiamo voluto riunire tutta la classe dirigente della nostra città e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che sono qui presenti. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Draghi, a nome mio, a nome del Consiglio Comunale, che qua si riunisce, a nome di tutti i napoletani, per aver scelto di essere nella nostra città. La sua presenza oggi a Napoli per noi rappresenta un riconoscimento di vicinanza ed attenzione alla nostra città da parte del Governo e da parte di tutto il Paese. Di questo le siamo grati, signor Presidente. Grazie per essere qui a Napoli oggi. La firma del Patto per Napoli rappresenta infatti un momento fondamentale per il rilancio dell'azione amministrativa e la costruzione di un futuro migliore per la nostra città. La situazione attuale si riassume purtroppo in un quadro desolante. Abbiamo condizioni di bilancio drammatiche, con il più alto debito pro capite d'Italia e un elevato squilibrio nelle partite correnti. Un forte deficit della capacità amministrativa, con personale esiguo e con un'alta età media, grandi carenze nei processi di digitalizzazione, grande debolezza nella capacità di acquisizione e di spesa dei fondi esterni. La conseguenza di tutto ciò si riverbera in una scarsa capacità di incidere nella gestione della cosa pubblica. E concretamente ci sono due carenze che si rincorrono l'un l'altra: una modestissima capacità di riscossione e la mancanza conseguente di risorse per la manutenzione della città e la gestione dei servizi essenziali. Questa crisi strutturale, in un quadro esterno difficile, aggravato dalla pandemia, ha determinato un progressivo impoverimento della città, con un aumento della povertà assoluta ed una drammatica diaspora dei giovani, che lasciano Napoli per migliori opportunità di lavoro e migliori condizioni di vita. La marginalità e i divari sono aumentati e la città perde la parte più dinamica della sua popolazione, con costi sociali altissimi che stanno diventando irreversibili. Un fenomeno quest'ultimo che rischia di minare il futuro di Napoli e che noi contrasteremo come amministrazione con tutte le nostre forze. La debolezza amministrativa della città rischia di avere conseguenze ancora più gravi in un momento nel quale le sfide e le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiedono invece una straordinaria capacità di risposta, senza la quale sarà impossibile cogliere questa occasione unica e irripetibile che deriva dai fondi europei, per rispondere alle aspettative dei napoletani e contribuire da Napoli al rilancio e alla crescita del nostro Paese. Questi sono i motivi per cui ci siamo opposti con tutte le nostre forze a una procedura tradizionale di dissesto che sembrava inevitabile e che avrebbe compresso ulteriormente i margini di spesa corrente e di investimento senza una concreta prospettiva di ripartenza. Ci siamo opposti ad anni di ulteriori difficoltà, di ulteriore declino, di continuo impoverimento della città. Ogni visione nuova di Napoli deve invece partire da solide fondamenta, con un'amministrazione rigenerata da competenze aggiornate e da tante forze giovani, con servizi riorganizzati in modo da essere più efficienti ed efficaci, con capacità di attrazione di investimenti pubblici e privati, all'altezza della sfida dei tempi, all'altezza del ruolo che Napoli e il Mezzogiorno tutto possono e devono assumere nel nostro Paese. Tutto ciò si può realizzare solo con un rinnovato rigore amministrativo e con nuovi investimenti in capitale umano ed infrastrutturale, con un patto tra Comune e Governo che replichi lo spirito europeo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, risorse in cambio di impegni per riforme e investimenti con obiettivi di qualità e tempi certi. Questo percorso è stato sostenuto da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, che ringrazio particolarmente. Da tutti i livelli istituzionali, a partire dalla Regione Campania, e da tutte le forze sociali e produttive che hanno mostrato uno straordinario livello di compattezza. Il Governo nazionale ha condiviso con noi questo approccio, che ha portato all'approvazione della norma nella legge di bilancio e poi un lungo e costruttivo confronto che ha condotto alla definizione del patto che firmiamo oggi. Grazie al Presidente Mario Grati.
grazie al governo, a partire dal ministro Franco e al sottosegretario Garofoli, che hanno creduto in questo grande progetto di rilancio, grazie a tutte le forze politiche nazionali che lo hanno fortemente sostenuto e grazie ai napoletani che stanno avendo fiducia in un nuovo futuro della città. La fiducia è un capitale per noi fondamentale e oggi con questa giornata la rafforziamo ulteriormente. Ma qual è il futuro che ci aspettiamo per Napoli utilizzando le risorse liberate dal bilancio e le risorse del PNRR e dei fondi per il Sud? Le grandi aree metropolitane, Napoli è la terza area metropolitana d'Italia con più di 3 milioni di abitanti, rappresentano il luogo dove si concentrano i più grandi divari e le più grandi opportunità del Paese. Sono il vero luogo della sfida, dove la complessità dei problemi richiede uno sforzo straordinario, ma dove l'impatto degli investimenti è elevatissimo e dove in conseguenza i cittadini possono percepire in maniera concreta, toccare con mano il cambiamento delle loro condizioni di vita quotidiana. In primo luogo il nostro obiettivo è la riorganizzazione e il potenziamento dell'amministrazione, con più di 1.000 assunzioni a partire proprio dal 2022, con un intervento drastico per la digitalizzazione completa dei servizi comunali, migliorando la sicurezza informatica e la gestione dei dati. E poi guardiamo con grande impegno alla transizione ambientale, intervenendo sul ciclo dei rifiuti, con l'aumento della percentuale della raccolta differenziata e il completamento del ciclo dei rifiuti con 2 impianti di compostaggio ed impianti per la valorizzazione della materia seconda. Sul ciclo dell'acqua, con interventi per la riduzione delle perdite della rete idrica cittadina, il potenziamento del sistema fognario e di depurazione con il rifacimento del depuratore di Napoli Est. Sul trasporto pubblico locale, con l'elettrificazione di tutto il trasporto con gomma, con 250 nuovi bus elettrici e il BRT a Ponticelli, il potenziamento del trasporto su ferro con i nuovi treni della linea 1, la ristrutturazione di tutte le stazioni della linea 2 insieme a Ferrovie dello Stato, la nuova linea 10 tra Napoli e la stazione ad alta velocità di Afragola e il prolungamento della linea 6 dalla nuova stazione di Campegna verso Bagnoli e Posillipo. Ma va ricordato che poi è necessario un incremento del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, perché altrimenti non avremo le risorse necessarie per la gestione di queste nuove infrastrutture di trasporto. Un altro punto centrale è la grande emergenza della povertà educativa, a cui bisogna rispondere con scuole più belle e sicure, ma anche con politiche attive di integrazione socio-educativa nei quartieri più difficili, dove la marginalità sociale diventa drammatica dispersione scolastica. Abbiamo candidato nei bandi del PNRR progetti per la ricostruzione e il rifacimento di 60 edifici scolastici, tra asili, scuole ed altri siti didattici, ma abbiamo bisogno di risorse specifiche per aumentare il tempo pieno e fronteggiare le povertà educative insieme agli sforzi del terzo settore. In generale, le politiche sociali in una città fragile come Napoli richiedono risorse aggiuntive per fronteggiare le tante marginalità, le povertà e i tanti bisogni sociosanitari che attraversano la società napoletana, come le politiche per l'avviamento al lavoro e il recupero dei disoccupati di lunga durata, per dare risposte ai tanti NEET che raggiungono percentuali record nella nostra città e alle tante crisi industriali accelerate dalle veloci transizioni che stiamo vivendo. Ci auguriamo che le risorse del PNR possano dare risposte sufficienti anche a queste impellenti necessità. Abbiamo previsto grandi investimenti di rigenerazione urbana a Scampia, Taverna del Ferro, Ponticelli, Marianella, San Giovanni, ma restano le criticità per la manutenzione ordinaria dell'edilizia residenziale pubblica e la necessità di dare ulteriori risposte all'enorme emergenza abitativa delle grandi aree urbane, un'emergenza che diventa sempre più drammatica. Stiamo lavorando per la valorizzazione dei beni culturali, con la ristrutturazione e la valorizzazione dell'albergo dei poveri, per la creazione di una grande fabbrica della creatività, risorse per la ristrutturazione dell'area intorno al Museo Archeologico Nazionale, il Museo di Capodimonte per Palazzo Reale, ma anche un grande progetto di valorizzazione del patrimonio artistico minore con un forte partenariato pubblico-privato che valorizzi il lavoro dei giovani, sull'esempio di quanto fatto a Rione Sanità, che tra poco insieme al Presidente Draghi e al Presidente De Luca visiteremo. L'energia culturale di questa città è una leva potente di trasformazione sociale ed economica. La musica, il teatro, il cinema, l'arte in generale sono patrimoni identitario e concreta opportunità di crescita per Napoli.
Abbiamo poi previsto interventi sul verde storico, con progetti di restauro dei grandi parchi cittadini, dalla Villa Comunale al Virgiliano al Mausoleo di Posillipo, oltre al Parco di Capodimonte. Stiamo costruendo progetti per la valorizzazione dell'offerta turistica, con servizi innovativi digitali per intercettare la grande voglia di Napoli, che fa della nostra città una delle mete più cliccate al mondo, e i dati delle presenze e delle prenotazioni di questi giorni ci fanno ben sperare, malgrado la grande crisi internazionale. Prevediamo inoltre interventi di riqualificazione degli impianti sportivi della città, utilizzando le risorse del PNRR e operando in partenariato con il CONI, Sport e Salute e le federazioni sportive, con un particolare attenzione al valore sociale delle sport, soprattutto nelle periferie. Infine abbiamo gli interventi sulla ricerca e l'innovazione, che vedono protagoniste le università, qua sono presenti i rettori delle università napoletane e i centri di ricerca napoletani, con progetti molto importanti su ecosistemi dell'innovazione, centri nazionali, partenariati allargati e progetti di filiera, che coprono tanti settori strategici, dal digitale al patrimonio culturale, dai trasporti ai nuovi farmaci, da Agritech a Meditech. Con la realizzazione di residenze universitarie, incubatori, acceleratori e spazi di coworking, tutto in partenariato con grandi player nazionali e internazionali, con il tessuto industriale delle piccole e medie aziende locali, con l'artigianato di qualità che è così forte nella nostra città e con i grandi gruppi finanziari e bancari del Paese. Questo è sinteticamente il nostro progetto di città, ambizioso ma concreto, capace di utilizzare al meglio le risorse che sono in campo. Sappiamo tutti che è una sfida difficile, che ci mette alla prova, ma abbiamo riconquistato un nuovo capitale reputazionale, un capitale prezioso da custodire gelosamente. Il governo ci ha dato una nuova chance. Adesso tocca a noi dimostrare di essere all'altezza della sfida, come istituzioni e come cittadini. È possibile ricostruire Napoli soltanto attraverso uno sforzo collettivo. Ora siamo chiamati a compierlo con la consapevolezza di non essere più soli e la certezza di riprenderci il posto che meritiamo. Una grande città del Mezzogiorno, porta dell'Europa sul Mediterraneo. E da qui ripartiremo per rifare grande Napoli. Grazie.